Ti ha fatto scrunch. Bisogna fare un'operazione fondamentale, obbligatoria, che andrebbe messa per legge: il rosicchiamento dell'osso, perché qui c'è la parte meglio. Assaggiamo? E direi di sì. Ciao ragazzi, prima di farvi vedere com'è andata in questa trattoria sperduta, ci tengo a dire che questo video è realizzato in collaborazione con un e-commerce che dovete assolutamente conoscere, dalbisteccaro.it. Vende prodotti romagnoli come quelli che ci siamo mangiati noi e bistecche strepitose. In descrizione vi lascio il link, così se volete basta un click e fate la spesa. Ciao! Scusi per l'agriturismo Santiador? Grazie. Fa un po' una prova audio. Sa faissimo. Amici di Braccemi Ancora, siamo in Romagna, località San Teodoro. Oggi, Paola, ti porto in un posto molto particolare. È un agriturismo sperduto nelle campagne dell'entroterra romagnolo. Per arrivare, ragazzi, abbiamo passato paesini sperduti, strade sterrate. Per fortuna abbiamo incontrato un cane che ci ha dato le indicazioni giuste, perché anche Google Map mi era andato in tilt. Però alla fine siamo arrivati. Mezzogiorno e 35. Vediamo che conosciamo oggi. San Teodoro. No, fantastico, questo è il ristorante mio. Tu entri, c'è un maiale e San Michele. Maiale. Vado a intuito, Paola. Secondo me ci hanno apparecchiato qua. Caminetto, c'è già il menù. Guarda che figata. Fuori fanno 5 gradi. Ah, già mi vedo qua tra una porta dell'altra. Ti riscaldi. Questo è il menù. Ragazzi, piccolo cambio di programma. Siamo arrivati un po' troppo presto. Abbiamo avvertito che saremmo arrivati un po' troppo tardi, insomma, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. E la cuoca in questo momento sta facendo le tagliatelle. Stava iniziando a mettere la farina sulla spianatoia. E allora entriamo in cucina. Io poi, fatto su una collega, ma possiamo venire, ci puoi far vedere come le fai. Lei ha detto di sì. Simona, allora perdonerai l'invasione, eh. Che ci prepari? Tagliatelle. Perfetto, non ci tireremo indietro. Ti piacciono le tagliatelle, sì? È vero tu. Perfetto, benissimo. Tu chi saresti? Marco. E qui che ruolo c'hai? Ma il gestore assieme a Arianna del nostro ristorante. Pensavo il butta fuori. No. O il butta dentro. Quando li vedo arrivare dico... Tu sei Arianna. Senti, al volo, qui la baracca quando è aperta? In che giorni è aperta? E venerdì, sabato e domenica. Benissimo. L'estate programmiamo anche il giovedì. Sono molto contento di essere qua. C'è anche la faccia simpatica. Grazie. Con sta accento romagnolo vi mangiare pure una mattonella. Se tu arrivi e mi dici c'ho una mattonella. Ti cuocio anche la mattonella. E io con sta accento me lo mangerei. Fa vedere la mano? Amici di Braccemi Ancora, la mano di chi lavora, eccola qua, guardate, e la mano di chi non fa un cazzo. Ok. Capito? Bello, niente cucchiaio, che c'è? Come la vera sdora. Come chi la vera? Sdora. Dice si sdora? E la cuoca romagnola. La sdora, grazie mille. A noi l'Accademia della Crusca ci dovrebbe ringraziare, capito? Io sdora non l'avevo mai sentito. Quante ne hai fatte in carriera queste fettuccine? Parecchie? Abbastanza. Ah. 6 minuti, quanto ci hai messo, Simo? Ma di meno. 5. Cioè è andata, cioè si vede proprio che... Scusami, Simo, un po' lenti. La maestranza. Simona un po' lenta oggi perché l'abbiamo distratta. Ha impiegato esattamente 6 minuti. Che famo? Andiamo a mangiare l'aperitivo, questo si riposa? Sì. Giusto? Hai visto? Ho studiato, eh? Oramai qua ho capito che possiamo prenderci parecchie licenze. Che c'è? Va fuori. C'è sta la gippetta con la legna dentro e carichiamo un po' il camino. Ok, dai, ci penso io alla gestione del dai, camino. Va. Eccolo! Il cane che ci ha dato indicazioni! Signor cane, salve! Vai, scavalca il cane! Amiche! Questa è bagnata! È Io bagnata. La chiedo a Marco, quella chiedi che c'è in stazione griglia! Vai, andiamo a chiedere a Marco! Marco! Ci servirebbe... Stai a mangiare! Assaggiamo il tuo antipasto! Ottimo, grazie! E della legna ci servirebbe! Ladies and gentlemen, Paola! La regina del camino! Questo è un vino che ha vinto tantissimi premi. Sì. Vedi, lo puoi vedere dall'etichetta, no? No, ragazzi, vino da tavola, sangiovese. Vino della casa. Vino della casa. Quando arrivate, questo trovate. Bello, guarda che colore. Ti è parecchiostro, pare. Stiamo iniziando con l'antipasto di Santiador a 13 euro. Sì. Paola, apri un po' le due bottiglie. Apri. No. Apri le due bottiglie. Che ti sei portata?
Che ti sei portato? Ero imboscato! Ero imboscato così, ma era solo mio e non te lo davo. È arrivata roba interessante? Allora, questo è il nostro prosciutto. Abbiamo il lonzino, il salame che è super top, pancetta e coppa di testa. Piadina con stracchino e rosole. Ridillo. Piadina con stracchino e rosole. Una cosa più sexy non la potevi dire, sai? Allora Michele, mentre tu facevi il provolone con Arianna, spiego cosa sono le rosole che tu non hai chiesto. Le rosole sono semplicemente le erbette di campo, un modo tipico di come vengono definite qua in Romagna. Ma ora iniziamo a mangiare, Michele, io ho fame. Abbiamo un problema, i prodotti in questo tagliere sono tantissimi, non ve li posso raccontare tutti, sono tutti molto buoni. Volevo focalizzarmi su due, uno sui ciccioli, si ottengono dallo strutto di maiale, no? Praticamente sono, ragazzi, delle caramelline al sapore di lardo di maiale e sono pazzesche, se le trovate in giro, ragazzi, prendetevele. È roba dell'altro mondo. E poi uno dei miei salumi preferiti, quando lo trovo vado in visibilio. La coppa di testa di maiale, ottenuta praticamente con tutte le parti della testa di maiale. Becca questa botta di Romagna. Dai, stanno aspettando noi per stendere le fettuccine. Eh? Iniziamo a stendere? Vai Simo, per tutti noi. Quello che a me piace della pasta, della fettuccina fatta a mano, così artigianale, è che ci sia un po' di consistenza, quindi anche un po' di spessore, no? Momento super quark. Adesso Paola, con la collaborazione di Simona, vi fa vedere lo spessore che deve avere la sfoglia. Quindi se lo dovete replicare a casa, ragazzi, lo spessore deve essere questo. Questo per avere un risultato rustico, Michele. Questa è la sicurezza della mano, lo vedi? Lo vedi? Sembrano quasi, si vede che sono fatte a mano, ma è impercettibile. Simona, vabbè, facci vedere una porzione tipo che fate qui, vabbè, a un cliente normale. Una porzione singola, 170 grammi. Bene, perfetto. Io sono sempre generosa. Aspetta, va. Dai. Dai. Se ne famo una in due, perché abbiamo, sì, parecchia roba da mangiarci. No, perché io ho fatto un danno. Che danno hai fatto? Sono entrata in cucina, ho visto che Simona sta a fa un brodo. Pure. Dall'aspetto era pazzeschissimo. Pure. Allora io ho chiesto che cosa era, che non era, ma due cappelletti ce l'hai. E quindi mi chiedo, ho ordinato pure i cappelletti in brodo. Bene, perfetto. E cappelletto in brodo sia, vai. Questo è un brodo bello tosto, perché dentro abbiamo sia il manzo, che sentite, udite la gallina. Quindi sarà un brodo bello saporito e non potevo non assaggiarlo. Questa è la faccia di Paola quando riceve il primo. Ma voi ci avete un po' di peperoncino vostro? L'hai chiesto anche a loro? Sì, e io è normale, io ovunque vado, se ce l'hanno devo provare il peperoncino del posto, grazie. Wow. Ragazzi, piccolo misunderstanding, questi ovviamente non sono cappelletti, una pasta ripiena, il ripieno è quello dei cappelletti, ma in realtà in Romagna questa si chiama spoia lorda. Voglio togliermi una curiosità, voglio vivisezionare questa pasta ripiena, è la prima volta che la vedo, quindi ragazzi volevo fare un piccolo focus. Eccolo qui, è lui. Guardate che meravigliosa opera d'arte gastronomica che fa Simona, che brava. Gustosissimo, mi piace. Bello gagliardo sto brodo. Te fai due cucchiaiate di sto brodo, ragazzi. Wow! Tiè. Bello! Mentre noi, Paola, eravamo concentrati sul peperoncino, sono arrivate loro. Dang. E hanno proprio un bel aspetto. Queste non sono fettuccine. Questo è l'album dei ricordi della mia infanzia. Mi sta scendendo la lacrimuccia. L'avete visto? Anche Michele si emoziona. Ah, ultima cosa, mortacci quanto è buona. Oh ragazzi, scommetto che vi è venuta voglia di questi prodotti e di provare tutto quello che io e Paola ci stiamo mangiando, e te credo, aggiungere io, parliamo di produttori locali, di aziende locali, di materie prime e di ricette fatte con il cuore, con l'amore, come si faceva un tempo, e mai l'etichetta di come si faceva una volta, ragazzi, vale per questo pranzo che stiamo facendo. Qui siamo lontani anni luce, ragazzi, dall'approccio industriale, qui siamo con il cuore in mano, in un contesto dove l'artigianalità è totale al 100%. Per gustare quello che ci stiamo mangiando io e Paola avete due opzioni. La prima, salite in macchina e venite qua in questo agriturismo pazzesco, lo dovete trovare, vi dovete impegnare un po', ma sono certo che lo troverete. Se poi trovate il cane che vi dà l'indicazione, ancora meglio, arrivate in maniera ancora più spedita. La seconda opzione è andare su questo e-commerce, è una piccola azienda tirata su da due ragazzi romagnoli che vi spediscono a casa questi prodotti. Dal ripieno della nostra pasta al ragù per le fettuccine,
fettuccine e per finire anche con bistecconi XXL. Quando vi arriva il box, che ovviamente arriva con una spedizione refrigerata dove la catena del freddo è garantita al 100%, aprite il box, praticamente ragazzi vi sentite in Romagna. Io mi sento di suggerirvi questa azienda perché ragazzi è davvero una di quelle aziende piccoline che vanno aiutate. Ciao, torniamo a mangiare. Questo è il coniglietto vostro? Sì. Bello. Tanto. Coniglio in porchetta. 13 euro. Una porzione di coniglio in porchetta con il contorno. Paola, che mi dici? L'aspetto è ottimo. E dai, eh. Quindi si sente il pepe, si sente il rosmarino, si sentono i vari aromi. Secondo me ci sta anche un po' di vino. Buono, semplice, rustico, sa fa. Mi piace tanto il coniglio, perché il coniglio, ragazzi, costa poco, sazia ed è molto sfizioso. E possiamo dire versatile, no? Si può cucinare in tanti modi? Sì, una carne devi saperla cucinare, perché faccio un momento quark. È una carne molto magra, quindi spesso, soprattutto i grandi chef, aggiungono una parte grassa, a volte di altri animali, e si aiutano con il lardo, si aiutano con la pancetta e il guanciale per dargli quella nota morbida. Però questo, vedi, come si sfalda, è cotto bene. Questo è da mortacci quanto è buono. Piadina che si deve tuffare nel sughetto del coniglio, ma proprio un tuffo a quattro le spade proprio, eh. Bloin, bloin, bloin. Di che stiamo a parlare? Che bontà. Noi che possiamo permetterci questi posti che sono poi assolutamente accessibili perché i costi sono bassi, ragazzi, siamo il popolo più fortunato del mondo. Coniglio finito, il prossimo piatto che ci aspetta? Allora adesso ci aspetta una super grigliata. Dietro questo muro di piatti si nasconde il regno di Marco. Questa è la grigliata che ci andiamo a mangiare. Qui abbiamo maiale, salsiccia, si vede. Mi hanno spiegato che queste sono salsicce fatte semplicemente sale e pepe. Eccole. Poi qua abbiamo la classica spuntatura di maiale, la costoletta di maiale. Sì. Le ribs. Hai detto ribs. Per farlo capire al nostro pubblico, ragazzi, queste sono costolette di maiale, ok? Poi qui abbiamo, loro l'hanno chiamato filettino alla Cesare. Vi spiego, questo è un filetto di maiale. Mettitelo in mano. Filetto di maiale, bardato con la pancetta dello stesso maiale e la fogliolina d'alloro, forse per questo motivo richiama appunto il nome, Cesare. No? Cesare. Sì, sì, sì. Qui abbiamo un castrato. Piccola nota tecnica, guardate la grandezza. Questa è una coscia. Il castrato è un agnellone, quindi parliamo non dell'agnellino che pesa 15-10 kg, qua stiamo parlando anche di 30-40 kg di agnello. Di bestia, insomma, bene, di animale. Tutto ragazzi, tutta carne, tutte proteine a chilometro zero che ruotano qui intorno e poi bisteccone di manzo locale. Bella pesante. Bella pesante, bella rustica, ok? Io quando vedo situazioni del genere ancora mi emoziono. È vero, pure e finché io, mi emoziono, ragazzi. Guarda qua che sto a fa, sto a portare questa... giusto un attimo al grigliatore. E finché mi emoziona, ragazzi, continuerò a raccontarvi questi posti. Vi faccio vedere una cosa, che questo è il regno di Marco, lo si capisce ovviamente dalla postazione, ma anche, ragazzi, da questo antico dipinto che risale, credo, al secondo secolo avanti Cristo, no? Ok. Qui la temperatura è aumentata, siamo intorno ai 1000 gradi e a noi va bene così. Ah, io sto a mio agio, Michele. Scommetto che l'inverno qui c'è sempre gente vicino. Ma dirò che è il nostro punto di forza, no? L'estate però... No, è un pochettino l'attrazione. Se non fosse così grosso, io sarei geloso, eh? È mezz'ora che stai qua. Però siccome è grande e grosso, faccio la persona moderna. E ti invito, Paola, dobbiamo tornare. Ok, no, io lo sai, io vengo rapita dalla brace. Comunque non è vero, non ero geloso. Ma infatti lo sapevo, ho detto questo, che sta a dire. Allora, Michè, io parto. Parti, Paola, da che parti? Io parto dalla spuntatura di maiale, quindi me la voglio gustare proprio bella calda, incandescente. Spuntatura di maiale. Prendo questa. Per me questa è una cottura perfetta, ragazzi. È rosa. E conferma, rosa. Tanta roba. Oddio, ha fatto scrunch. Non è roba per femminuccia. È buonissimo. Sa fa. Anzi, non sa fa, sa faissimo. Abbiamo il sa faissimo. È il primo, sì. Faccio pure così. Peperoncino loro. Quindi, costoletta promossa.
Salsiccione cosmico, ragazzi, ovviamente il maialetto è di queste zone, mi piace, ragazzi, sottolineare un aspetto, bravo Marco che ha grigliato la salsiccia per intero. Io appartengo a quel partito che non apre le salsicce, per me la salsiccia va grigliata, ragazzi, tutta intera. Molto spesso mi avete criticato per la mia pronuncia, ve la ripeto in dizione salsiccia, ma come si dice a Roma, sarciccia, perché qui, ragazzi, stiamo a parlare di sarcicce. Guarda che meraviglia, che scoppia di salute questa salsiccia, guarda. L'inequivocabile sapore, ragazzi, della salsiccetta artigianale. Beh, Michele, io direi cotta alla perfezione. E bravo Marco che ha cotto alla perfezione. Gustatela. Pum. Questo è tutto sapore, eh? Non sono gocce, ragazzi. Queste sono gocce di sapore, gocce di profumo. Voglio assaggiare subito pure il castrato. Sì, non lo assaggio io, però. Vai. Sembra una mini T-bone. Michele, guardala bene. Quello che cos'è, Michele? L'osso buco. Bravo. Quindi quella è una coscia tagliata in orizzontale, capito? Se tu tocchi, questo è il midollo, Michele, sì, guarda. Sì. Sotto suggerimento di Paola mi mangio il midollo qua di castrato. Guarda, quindi le faccio pressione, col mignolo. Mi devo aiutare un po' col coltello. Vedete il coltello che esce? Poco, midollo di castrato non l'avevo mai mangiato. Ecco. Spettacolare. Ha un bel sapore deciso. Del dolce in fondo, Paola voleva terminare. No, raga, io già la posso fare. Questo è già pure te? Madonna. Io vado matta per l'agnellone. Che buono. C'è un bel sapore deciso, ma mi piace tantissimo. Raga, scatta un altro safaissimo. Ma qui è tutto un safaissimo. Ma sto castrato sa proprio della campagna romagnola, capito, Michele? Cioè sì, qua sì. Si sente il fatto che non è molto morbido. È una nota positiva per me. Perché non te l'aspetti da ste carni così, non te l'aspetti da un castrato che pascolava qua fino a un mese fa, capito che ti voglio dire? È buonissimo, ottima anche la marinatura, niente un po' quell'aglio, mamma mia. È così una cosa, se non siete prendi avanti della pasta, anche se qua è buonissima, venite qua, fatevi tonnellate di carne e non sbagliate. Senti, è arrivata la bistecca. Come hai fatto? Bistecca? Si sono tutti attivati, pum 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 pum. Wow. Momento clou. Allora, vi fidate di me, io la sto toccando, tanto me la mangio io, è calda, Michele, toccala pure te. Calore al cuore, l'ho visto io, è stata a cucinare per mezz'ora. Ragazzi, abbiate pazienza quando prendete le bistecche, soprattutto di pezzature superiori al chilo. Se volete una buona cottura dovete aspettare, attendere. Assaggiamo? E dire di sì. Lo so, ragazzi, che qualcuno di voi potrebbe obiettare al fatto che io me la mangio con le mani, ma io voglio togliere qualunque infrastruttura tra me e la carne. Qui voglio mangiarmela così. Questa è la quintessenza, ragazzi, della bistecca alla brace. Non è una bistecca che ha chissà quali sovrastrutture, arriva dritta al sodo. Qui, ragazzi, la cottura alla brace la rende unica, gli dà quell'aroma unico che nessun altro dispositivo di cottura riesce a dargli. Credo che Paola conferma. La carne è tenera, cotta per la perfezione. Esatto. Giro d'olio, pizzico di sale e sta in paradiso. Bisogna fare un'operazione fondamentale, obbligatoria, che andrebbe messa per legge: il rosicchiamento dell'osso, perché qui c'è la parte meglio. Paola, è trascorso così tanto tempo da quando siamo entrati in questo ristorante che mi sono addirittura cambiato. Fai vedere l'orario? Questo è il record. Quant'è? Sono le? 18:41. A che ora siamo entrati? Alle 12:30. Adesso, quanto siamo stati? 6 ore. Se siamo mangiati no, tutto. No, 6 ore, di più. Di più, più di 6 ore. 7 ore. 7 ore. 10. Ci siamo mangiati tutto? tutto se siamo mangiati. Ragazzi, il posto merita davvero, uno di quei posti come piace a noi, tanti buoni prodotti, tanta bella ciccia. Il sito dove potete prendere questa roba ve l'abbiamo detto, ve lo riscrivo qua, bisteccaro.it. e senti Paola, io sono estremamente soddisfatto, tornerai a fare video con me? Amiche, vediamo. Va bene, ok. Senti un po', un'altra cosa ancora, c'hai già qualche altro indirizzo? Quello sì, Michele. Benissimo. E piro tu. Perfetto, allora ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao.